6 ottobre 2020. L'unica cosa di cui c'è bisogno. Dal Vangelo secondo Luca, capitolo 10. In quel tempo, mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio e una donna di nome Marta lo ospitò. Ella aveva una sorella di nome Maria, la quale, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. Marta invece era distolta per i molti servizi. Allora si fece avanti e disse: «Signore, non ti importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire. Dille dunque che mi aiuti». Ma il Signore le rispose: «Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una sola cosa c'è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore, che non le sarà tolta». L'episodio dove Maria rimane vincente per la sua scelta contemplativa, davanti alle rimostranze di Marta, sorella giusta e laboriosa, va sempre riletto con attenzione, o meglio, va riletto mettendoci nella stessa posizione di Maria, sorella di Marta e di Lazzaro, donna di forte temperamento e di grande volitività, alla quale nulla mancava per essere coraggiosa e attiva. Ella dunque non è di natura riservata, silenziosa, timida e nemmeno sognante, ma è la donna forte che sceglie di stare ai piedi di Gesù per ascoltarlo. Ella resiste alle rimostranze di Marta, non cambia, perché è perfettamente convinta che nulla valga se non quel luogo e quell'attenzione alle parole che avevano cambiato la sua vita, ma che continuavano ad attrarla verso le profondità abissali del cielo, senza un perché, se non quello di percorrerle per arrivare là dove sentiva l'essere del suo Maestro. La parola che udiva entrava nel suo cuore, toglieva la sete di verità, saziando, nutrendo non solo la mente, ma traendo dalle profondità della propria anima quelle adesioni impensabili e sconosciute che si rivelavano emergendo come pescate dalla rete di quelle parole che non erano solo umane, capaci di catturare le dimensioni segrete, di lasciarle mettere alla luce, senza che patissero, senza che soffrissero, d'essere tolte dal nucleo della sua anima, perché l'anima sentiva che essi in realtà ricevevano il loro vero ossigeno. La luce che ricordavano, primordiale, balenava davanti, quella luce affidabile e inoffensiva, accogliente ed amorevole. L'anima ferita dal mondo e dal demonio si trovava finalmente al sicuro, nascosta paradossalmente nella luce di quelle parole. Nessuno comprendeva se non l'anima di essere compresa. E nessun altro, neppure Marta, la sorella che l'amava, poteva scorgere quello che la sua anima percepiva, quello che riceveva, quello che diceva. Quel dialogo muto ed inaccessibile si svolgeva sotto gli occhi della casa, ma la casa era addormentata e non vedeva quella fuga di amore in una dimensione dove nessuno poteva scorgerla. La sua anima inferma era curata, rivitalizzata,
innamorata del Creatore che le parlava da Redentore, che le insegnava il cammino e i pericoli che aveva percorso, della salvezza che aveva ricevuto, dell'amore con cui era stata fasciata, del destino grande e misterioso che l'attendeva. Marta non capiva e non poteva capire. Marta non poteva essere nell'anima della sorella, non poteva assistere a quel fidanzamento che l'anima di Maria stava ricevendo dallo sposo, il suo Dio, il maestro vero della sua anima. Una parola di Gesù basta, insieme al dolce rimprovero per Marta. Tu ti preoccupi di tante cose, anima benedetta, anche tu, e lo fai per me, per Maria, ma di una sola cosa c'è bisogno. Non dice Gesù di quale cosa, ma sigilla il dialogo tra lui e l'anima di Maria. Non le verrà tolto. Non può dire Gesù quale sia la parte migliore, perché è segreta tra Dio e Maria, perché la comprende solo chi la cerca e la sperimenta, perché è sempre personale ed irripetibile, perché nessun altro entra nell'intimità tra l'anima e il suo Signore, che per questo è sposo. Anche Marta scoprirà la dimensione dell'intimità spirituale. Tutte le anime devono arrivare prima o poi a tale unione, perché è il destino di tutti coloro che desiderano e vogliono arrivare al centro del proprio essere, dove abita Dio. Ma a chi l'ha trovato già sulla terra non verrà tolto, perché è ciò di cui c'è veramente bisogno, l'unica cosa che occorre per la santità, la fusione dell'anima con Dio. Tutto il resto è propedeutico a questo e va lasciato per favorirlo. Ciò che dal centro di Dio si produce come effetto di spirito di amore è incommensurabilmente più grande di qualsiasi azione senza la pienezza di quello spirito. Dio vi benedica.